2 aprile 742 nasce Carlo Magno. Primogenito di Pipino il Breve, re dei Franchi, nel 768 succede al padre con il fratello Carlo Magno, che muore 3 anni dopo. Conquistata la città di Pavia, al titolo di re dei Franchi aggiunge quello di re dei Longobardi. Alla Chiesa concede i territori bizantini, l'Emilia, la Toscana, Spoleto, prende forma così lo Stato Pontificio. Con le spedizioni del 785, 797, 801 e 811 nella Marca Ispanica, fonda il primo nucleo della Reconquista cristiana della Spagna. Ad est, in 30 anni di guerre, riesce ad occupare le terre dei Sassoni, minacciosi per le loro incursioni. Affermato così il dominio dall'Elba all'Atlantico, al Danubio, all'Ebro, incarna sempre più il difensore della cristianità, erede dell'Impero Romano. Ma contrariamente al glorioso modello, Carlo non ha controllo dei mari. Lascia così che le navi arabe, normanne e bizantine creino grave danno agli scambi commerciali. La sua attività di propagatore della fede e la spinta alla rinascita culturale, detta appunto Carolina, ha consacrazione ufficiale nel Natale dell'anno 800 a Roma. Papa Leone III, dopo la messa in San Pietro, gli pone il diadema imperiale sul capo. I presenti lo acclamano. Dotato di capacità politiche e militari, di ottima salute, prode, leale, resistente alla fatica, estimatore degli uomini colti, Carlo appare il degno capo della società occidentale romano-germanica e cristiana, da qui l'appellativo di Magno. La portata delle sue riforme e la valenza sacrale del suo ruolo influenzarono così radicalmente il continente europeo nei secoli successivi da far sì che gli storici definiscano Carlo Magno Rex Pater Europae, re e padre dell'Europa.